si arriva, insomma, non vi annoverò più di tanto, si arriva alla follia totale che questo ragazzo poi iscritto si iscrive all'Accademia Militare e contemporaneamente, prima di avere certezza di essere stato accolto, si iscrive all'Università di Bologna. Viene accettato all'Accademia, quindi grande festa in famiglia, una sorta di riscatto personale, è una persona normale, e si arriva in un ipotetico mondo del lavoro. E accade che poi però la mattina nella quale lui aveva potuto sostenere una sorta di esame per diventare sergente, non so per dire cosa sia, insomma, sono marginali poi i dettagli, lui non si presenta, forse una sorta di rifiuto psicologico verso qualcosa, una dimenticanza, un'ubriacatura serale, una notte torta con le prostitute, scrivono gli amici, non si capisce. Consapevole della dimensione enorme di questa tragedia che lui ha procurato alla famiglia, lui va via. Va via di casa, si allontana per 2 settimane, perché aveva paura della reazione della madre. Cioè, voi immaginate qual è lo spirito di un ragazzo di quell'età, se non ha 18-19 anni, 1904-5, non ricordo bene i riferimenti cronologici. Va via, torna a casa, quando torna a casa la madre, secondo voi come la accoglie, chiedendo al padre di chiudere il manicomio. Dice, o tu chiudi questi manicomi o io vado via da casa. Questa è la dimensione che voi dovete capire della sfera affettiva nella quale Dino Campana ha vissuto, per cui alla fine la sua opera poetica quasi viene infastidita, deviata l'attenzione rispetto alla sua opera artistica da queste vicende che dal punto di vista biografico sono interessanti per comporsi una tragedia greca, insomma. Viene messo in manicomio attraverso delle complicità del burocrati del posto, il padre dopo un mese pentito di questa cosa, perché sapeva che aveva messo in manicomio una persona sana, un ragazzo normale che aveva sostenuto esami di grandissima difficoltà, quindi una persona anche di intelligenza superiore alla media, il padre dopo un mese lo va a trovare, questo ragazzino gli si punta i piedi in ginocchio, papà, perdono, che devo fare, insomma. Il padre capisce la nefandezza di questa azione, lo riporta a casa. La madre, per la seconda volta, gli dice: oh, lui, io non lo volevo a casa. E quindi arrivano a mandarlo in Argentina con un biglietto di sola andata, poi lui ritorna, parte di viaggi. Insomma, una storia che se andassi a raccontare nei dettagli vi rattristerebbe oltremodo. È insignificativa però per darvi il senso, il taglio di un qualche cosa che è concettualmente più importante, cioè l'aspetto sul quale poi la critica ha fondato molto il suo terreno di indagine, quanto la follia di Campana abbia influenzato la poesia e quanto la poesia, lo sforzo di creazione poetica invece poi abbia condotto Campana verso questa condizione di tale particolare. Chiudo questa piccola rassegna biografica perché i temi esclusivamente tecnici, letterari, verranno affrontati da Marcello Martino e da Alfonso Cardone. L'episodio veramente lui alla fine, quando pubblica nel 1914 questo unico libro che per lui non era un libro, per lui il libro significava la vita, lo aveva detto, non era una frase simbolica, lui era il sostenitore che un uomo doveva lasciare come eredità culturale, teorica, un unico oggetto simbolicamente individuabile, non libro, ma un unico oggetto che sono stati per lui canti oggi. Venne pubblicato senza soldi, facendo sottoscrizioni. Ovviamente gli intellettuali dell'epoca, i letterari ufficiali, quelli del Cuorone, altri sciacalli, papini, soffici, lo deridono perché lui non è un laureato, perché lui è uno di quelli che fa paura, insomma, è una persona che scrive anche in maniera fonte poesia e prosa dal punto di vista tecnico. Segue i dettagli di Baudelaire nello Spirito di Parigi, è quasi consapevole, anzi quasi ostetta dal punto di vista etico, morale e buono, però comunque i dettagli tecnici e formali sono quelli. Insomma, questa pubblicazione del libro acuisce questo senso di disagio che Campana trova. Lo acuisce talmente tanto che lui alla fine
veramente comincia a dare segni di squilibrio. È una persona che ormai è allenata rispetto a tutte le relazioni, agli amici, alla famiglia, alla società, e viene chiuso definitivamente nel manicomio. Per 10 anni immaginare questa persona che aveva certo delle iperboli comunicative, aveva degli atteggiamenti ormai poco usuali per noi. Ma dopo 10 anni il direttore del CAR del manicomio, Enrico Garcia, che faccio sopra il piano, il direttore del manicomio capisce che questa persona può stare in manicomio, perché è uno che la mattina andava a colloquio il direttore, leggevano insieme, passeggiavano, studiavano di arte, di letteratura. Immaginate un direttore del manicomio che dice: ma io come faccio in questo partito? Dopo tanto si consumano, capiscono, dicono: Campana, preparati che tu la settimana prossima noi non ti possiamo dire qua, perché potrebbe essere pericoloso per noi, cioè dobbiamo essere corresponsabili della detenzione giusta delle persone. Vi danno questa notizia, martedì dovrai uscire, lunedì lui muore. Questa è la somma veramente di una tragedia che da sola, ripeto, varrebbe non questa rievocazione, 1000 rievocazioni, dal punto di vista di una scelta morale che dovrebbe indagare. È chiaro che molti amici, ripeto, mi hanno chiesto, e chiudo subito, passo la parola a una piacevolissima lettura che farà da poco con Fiore. Molti amici mi hanno chiesto: perché fai queste cose? Perché devi raccontare una campana? Perché? Perché sono convinto che alla fine non bisogna incontrarsi, a livello così numeroso, così attenti e partecipi, perché non bisogna incontrarsi per parlare delle cose che sappiamo, per parlarci addosso, per autocelebrarci, per far finta di parlare delle cose che supponiamo di sapere. Io penso che bisogna incontrarsi per parlare delle cose che abbiamo, di questo momento. E quando questo accade, penso che facciamo un grosso servizio alla nostra collettività. Vi ringrazio e passo la parola a...